Sindaco, oggi una giornata importante, 21 settembre, storia con la celebrazione del 70° anniversario della strage e storia e oggi anche una pagina si è scritta con il conferimento della cittadinanza onoraria a Francesco Rosi. Sì, è davvero un giorno memorabile. Abbiamo riproposto, tra l'altro, davanti a un rappresentante del governo il tema del conferimento della medaglia d'oro al valor civile per la città di Matera per i fatti del 21 settembre 1943 e abbiamo conferito la cittadinanza onoraria a Francesco Rosi, un intellettuale, un regista, un meridionalista di primissimo livello della storia italiana che diventa a questo punto nostro concittadino. Io ho più volte ripetuto nostro compaesano, mi piace molto questa cosa, una persona di famiglia che pur con un certo ritardo, perché questo conferimento avrebbe dovuto avvenire già qualche anno fa, però io devo dire mi ritengo privilegiato come sindaco di Matera, come sindaco di questa città per aver contribuito in questo momento a dare a Francesco Rosi un riconoscimento che da tempo egli aspettava, devo dire, e la commozione di ieri e di oggi è stato un segnale, una testimonianza molto bella, molto umana, di quanto queste cose che sembrano assolutamente burocratiche invece sono molto forti dal punto di vista emotivo. Quindi sono felice di aver potuto contribuire a questo risultato. Grazie. Beh, alla prossima occasione. Egregio sindaco, autorità tutte, grazie davvero per avermi voluto invitare a Matera in un'occasione così importante, quella di onorare Francesco Rosi attraverso il conferimento alla cittadinanza onoraria di una città importante, piena di storie e di valori come Matera. Come è a tutti noto, ogni epoca storica identifica in una particolare forma artistica la sua grande narrazione, la sua capacità di raccontare e raccontarsi. E quella del Novecento, dopo il secolo dei grandi romanzi, è certamente rappresentata dal cinema. Perché proprio il cinema è il mezzo espressivo che forse più di ogni altro ha saputo raccontare il presente, la storia. Elaborare una riflessione critica sulla storia, raccogliere un patrimonio di esperienze e memorie condivise e farsi nello stesso tempo espressione delle identità culturali di tutto un paese, delle sue diversità, delle sue storie, nelle sue memorie, nelle sue difficoltà, nelle sue speranze. Credo non si insisterà mai abbastanza sul ruolo delle grandi opere cinematografiche proprio nella creazione di una memoria collettiva e del loro divenire in tale modo parte del patrimonio culturale di tutto un popolo, del nostro popolo. Questo è infatti particolarmente vero nel caso del cinema italiano, che soprattutto in alcuni periodi della sua storia ha rappresentato non solo l'eccellenza italiana nel mondo, ma anche una forma alta e profonda di racconto di una storia importante, la storia italiana. Come diceva un grande maestro, Godard, la televisione crea spesso l'oblio, il cinema invece crea sempre dei ricordi bellissimi. E il cinema ha fissato per sempre una serie di immagini rappresentative dei momenti più importanti della storia del nostro paese. Proprio perché è una narrazione, un racconto della nostra storia che si è venuto svolgendo attraverso le opere, fra gli altri, di grandissimi maestri, come Monicelli, Rossellini, Dino Risi, Vittorio De Sica, Luchino Visconti, Elio Petri, Francesco Rosi. E di questo importante filone della nostra cultura, a mio avviso, proprio l'opera di Francesco Rosi, al quale la città di Matera conferisce oggi la cittadinanza onoraria, è una delle espressioni più interessanti. Dalle pellicole dedicate ai problemi del Mezzogiorno ai grandi film inchiesta di denuncia politica e sociale, per arrivare alle opere sui due conflitti mondiali,
La filmografia del maestro Rosi, del cittadino Rosi, che proprio in questa città e in questa regione ha realizzato alcuni dei suoi lavori più celebri. C'era una volta, Cristo si è fermato a Eboli, Tre fratelli. Proprio la sua opera rappresenta un modello di rigoroso impegno civile che si traduce nel tempo in un fondamentale contributo all'elaborazione di quella memoria collettiva, comune, condivisa di una parte importante del nostro paese, il Mezzogiorno. E vorrei citare a tal proposito un'intervista rilasciata un po' di anni fa dal maestro Rosi, nella quale si legge, a proposito del suo film Salvatore Giuliano e le mani sulla città, una frase che mi sembra davvero bella e importante. Dice il maestro: un film incide in maniera limitata sulle situazioni reali, ma qualcosa lascerà nelle coscienze, ne sono del tutto convinto. E pur senza farci illusioni, senza mitizzare il nostro mestiere, sono della medesima opinione gli autori che si dedicano a un cinema partecipante, se non proprio militante. E aggiunge: abbiamo contribuito con le nostre riflessioni, analisi, descrizioni di comportamenti alla politica del paese. La politica la devono fare solo i politici di professione? No, la dobbiamo fare tutti, e spesso noi, come gli scrittori, siamo riusciti a precedere i politici. La cultura, quindi, come bene comune, come diritto fondamentale dell'individuo, la cultura come dovere verso i cittadini, verso coloro che verranno dopo di noi. Ecco perché dobbiamo tornare a pensare a un futuro per il nostro paese. Un futuro per i nostri giovani, che devono tornare a sognare e voler vivere in questo paese, non pensare a dover scappare da questo paese. E questo è un dovere che noi per primi dobbiamo assumere verso di loro. Ecco perché ho pensato che fosse particolarmente importante la cittadinanza di Francesco Rosi, perché un significato di attenzione alla storia del nostro paese, una forma di rispetto verso chi ha fatto moltissimo per il nostro paese. L'auspicio che vorrei formulare oggi è quello che il modello di un cinema impegnato dagli alti valori artistici, culturali, sociali, ma allo stesso tempo un cinema in grado di parlare, cosa non poco importante, al grande pubblico italiano, ai ragazzi, agli adulti, alle famiglie, capace di creare e ricreare legami in una società frammentata che sembra aver perso fiducia, che questa forma di arte, di cultura, ispiri anche la produzione delle nuove generazioni e che il nostro cinema possa tornare a rappresentare un'eccellenza italiana, come è stato. Una forma di arte nell'ambito della quale si torni a guardare all'Italia come uno dei massimi punti di riferimento per la qualità, l'originalità formale, l'altezza di ispirazione delle pellicole che nel nostro paese vengono prodotte e girate ancora oggi. Ma che possa essere allo stesso tempo forma di impegno civile. Il cinema italiano deve continuare a essere una narrazione, un racconto della nostra storia, contribuendo in tal modo all'elaborazione di una memoria condivisa, alla definizione di un modo differente di fare politica, di un impegno vero, diretto, tra i cittadini e chi ha la responsabilità della politica. Forse sono questi i motivi che mi fanno amare così tanto il cinema. Grazie.